Salve a tutti ragazzi, qui TTD, ben ritrovati sul mio canale. Siamo qua sulla versione JAP, su Dokkan Wiki, per andare a vedere le tre nuove carte che arriveranno con il torneo. Mamma mia, tutte e tre veramente, veramente belle. Partiamo con la prima carta, ragazzi. C'è un boost alla DB Saga, alla DB Saga Category. Anche carino, in realtà non per Mercenary Tao, peccato per non per Mercenary Tao. Però comunque, un'ottima carta in sé, i Link non sono tutta sta gran roba, però per essere un PG free to play è veramente buono. Passiamo dalla leader, ovviamente, Tech Type, Ki più 2, HP Attack and Def 50%, non ci si può aspettare nulla di che, è normale. Super Attack, il Super Dodon Ray, abbiamo un Chaos Supreme Damage con una Medium Chance di stannare il nemico, Medium Chance, non è tanto, ok, è un 30%, vabbè, ci può stare comunque. È un PG free to play, quindi accettiamolo. Passiva, e questo è molto carino, questo è molto carino. Passiva abbiamo attacco e difesa 100% quando si fa una special, quindi al lancio, e un additional attack e def più 20 per ogni attacco ricevuto, up to 80%. Link skill, qua è dove cala un po', Crane School, Supreme Warrior, Coward, Revival, Dodon Ray, Brutal Beatdown. È un po' bruttino come link skill, diciamo che è un attimo uno shaft di PG per quello che è, vabbè, è il miglior mercenary Tao del gioco, in effetti è vero, però comunque Tao Pai Pai un pochino shaftato dai link skill, ma è una carta abbastanza solida, molto molto carina, molto carina per quello che è, comunque è anche un Resurrected Warrior, se lo volete usare in Resurrected Warrior ci sta. Ability full 9400 agli HP, 11000 all'attacco e difesa 6900. Dov'è lo shaft in tutte queste due carte che andremo a vedere? Poi quell'altra è il premio torneo. Dov'è lo shaft? Hanno aggiornato il banner di Bisaga del World Tournament. Questo è lo shaft! È bella sta carta! È bellissima! Se ci ho messo 3 anni per trovare quel cavolo di Demon King Piccolo Tech, so già che questa passerà tanto tempo, soprattutto è una carta che ha bisogno un po' di ability per fare tanta roba. Vabbè, è free to play, un SSR, ci sta, eh. Però... World Tournament Prizes! Ah! DB Saga Summon Ticket. È una rottura quella! È una rottura, una carta molto carina, però è loccata qua dietro dal banner di Bisaga, che non è bello, ragazzi. Potete trovare il video qua sopra, ve lo linko nelle schede, dove ho pullato recentemente, dove ho pullato quel cavolo di Demon King piccolo, e avevo pullato più di 100 ticket, e lasciamo perdere. Questo era Cyborg Tao, Mercenary Tao, Tao Pai Pai, come lo volete chiamare. Ottima carta free to play, passiamo a quella veramente bella, veramente bella. Eccolo qua, Fury of a Gentle Android, Android 8, ottone. Eccolo qua, CTR Type, Ki più 2 HP Attack and Def 50, stessa cosa la leader, non la contiamo. Super Attack, Supreme Damage to Enemy and Lowers Attack and Def, carino, Lowers Attack and Def è carino. Passiva, attacco più 100 per 3 turni quando ricevo un attacco, quindi funziona la Beerus. Più un additional attack def 80 quando c'è un Goku Family Category Ally on the team. Link skill abbiamo in Fighter, Tough as Nail, Guidance of the Dragon Ball, The Incredible Adventure, Android Assault, Gentleman. E category abbiamo Android e ovviamente DB Saga. DB Saga, ragazzi, abbiamo la categoria DB Saga, Leader Goku Kid. Che tra l'altro non è neanche malvagio come linker. Abbiamo Guidance, ok, Guidance of the Dragon Ball lo abbiamo, ok. Abbiamo The Innocence, no, cioè The Incredible Adventure, che abbiamo, ok. Quindi Ki più 2, attacco più 20% e dovrebbe finire qua, anche perché in Fighter e Tough as Nail non lo dovrebbe avere. No, infatti, ok. Vabbè, comunque, un linker per Goku Kid free to play non è il migliore dei linker, però comunque è un PG free to play, accettiamolo. Anche perché fa tanti danni. Dovrebbe arrivare sul 1,5 milioni all'incirca con quel boost all'attacco che ha. Comunque, ragazzi, anche questo shaftatina ce l'ha. PG free to play, che però in realtà ha un rate di un LR. Lo sappiamo come funziona quel banner. Anche lui è DB Saga World Tournament Ticket. Poco da fare, poco veramente da fare. Peccato, è l'unica cosa peccato è quella. Abbiamo un PG sì forte, molto carino, nascosto però dietro quel banner. 10.000 HP, 11.000 all'attacco e difesa, 6.300.
Riesce a fare almeno 1,5 milioni, dovrebbe farlo. Non è il migliore da giocare nel team, però se non avete Buddy, è un PG giocabile, PG assolutamente giocabile. Ragazzi, l'ultimo PG che è uscito è un SR ed è Ox King. Ox King, anche lui, shaftatissimo. World Tournament. Però è un SR, quindi è più facile trovarlo alla fine. Alla fine dei conti è un SSR. È un SR, quindi è più facile trovarlo. Ed è un PG anche carino. Lasciando perdere la leader skill, che è ridicola, il super attack raises death, amen. Abbiamo passiva, difesa più 150%. Ok, non è nulla di che perché parte con 3280. Lasciamo perdere, ok? Però abbiamo DB Saga, Category Allies, Key più 2, attacco e difesa più 30%. Ottimo. Dovrebbe essere il secondo buffer, perché alla fine il primo è Kami fisico, che è DB Saga. E all'esterno di quello non c'è più nessun altro, se non contiamo l'altra leader di Goku Kid, che quindi ha Bra. È un ottimo buffer, attacco e difesa più 30%, è un SR. Diciamo che il miglior PG da cercare, perché è facile da trovare, è questo Ox King. Comunque sì, alla fine dei conti, essendo DB Saga, se non avete il leader Goku Kid, avete uno di loro due. Sì, dovrebbe essere l'unico buffer della categoria insieme a Kami. Ottimo PG free to play. Questo è molto più facile da ottenere essendo SR. Però diciamo che quello che mi piace molto di più è Ottone veramente carino. Serve però l'ability e il banner schifoso che è, quindi mi prepara a non trovarlo mai, lo so, non lo troverò mai, lo so già. Passiamo al Reward Torneo anche carino, basta una copia ovviamente. È un buffer! E quando è un buffer allora è bello! È quella la cosa che sempre detta, se è un buffer è un PG bello, fine. Andiamo qua, eccoci qua, scusate, ecco qua! Rushing Onslaught Gotenks Base Form. Leader Skill, Super Tech, Type Key più 2, HP Attack and Death 70%. Va bene, lasciamo perdere. Super Attack, Raises Attack and Death e Supreme Damage to Enemy. Quindi stacca l'attacco e la difesa all'infinito. Ma vabbè, chi se ne frega, gira ragazzi, quindi vabbè. Passiva è un Orb Changer e Buffer. Abbiamo Change Key Sphere AGL a Tech. Ok, va bene. E dopodiché abbiamo la parte del buffer, che è anche carino. Youth Category Allies, attacco più 20 e difesa più 10. Mentre se c'è anche il Fusion, Category Ally, attacco più 20 e difesa più 10. In questo caso quindi tutti i Gotenks dovrebbero ricevere il full boost lo dovrebbero ricevere, perché sono sia Youth Category e Fusion Category. Dovrebbe riceverlo tutti i Gotenks, ok, un Gotenks, alla fine i Gotenks, fine, Gotenks Tech, Gotenks l'STR nuovo, il vecchio, Gotenks Fisico, Gotenks Sealer, sì, praticamente gli dà il full boost a tutti questi, e per tutti gli altri PG offre comunque un attacco più 20 e death più 10%, quindi ok, ci sta, decente comunque come buff per i Gotenks, molto soprattutto perché comunque ricevono un bel po' di boost. Link skill abbiamo Saiyan Warrior Race, Saiyan Lineage, Innocence, Shocking Speed, Fused Fighter, Overina Flash, quindi praticamente mandano in perma 12 key Gotenks. quello è come funziona questo PG. Abbiamo categorie ovviamente Fusion, Hybrid, Majin Buu Saga e Youth Category. Vabbè, le stats, amen, sei un buffer, sei carino, ma sei un buffer, lasciamo perdere. È il reward del torneo, questo è il reward del torneo, quindi tranquilli, si può fare tranquillamente. 30 milioni, no, quant'erano? 23 milioni di punti per riceverlo, quindi yeah! Beh, basta una copia, ragazzi, basta una copia di questo Gotenks. Ottimo PG free to play. Ottimo buffer, niente key, però alla fine per quelli che deve buffare ci sta. Non ha problemi alla fine, perché per quelli che deve buffare non hanno problemi di key in quel modo. Ragazzi, queste erano tutte le carte che usciranno con il torneo nella versione JAP. Spero che il video vi sia stato utile. Se vi è stato utile, fatemelo vedere, lasciate tanti bei mi piace, commentate e ovviamente iscrivetevi al canale se quello che avete visto vi è stato utile e vi è piaciuto. In più vi ricordo che potete seguirmi sulla pagina Facebook, Instagram e Twitter. Tutti i link li trovate sotto in descrizione. E ragazzi, come ultima cosa, vi ricordo anche di controllare il link in descrizione al canale Discord. Joinate al canale Discord ufficiale. Detto questo, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti ragazzi.